Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Non mi sono scritto niente per questo video perché voglio parlare un pochettino a ruota libera su God of War. Chi ha seguito le live qui sul canale le scorse settimane prima della pausa natalizia, perché questo video dovrebbe uscire dopo la pausa natalizia, avrà visto che abbiamo giocato tutti quanti insieme, ovvero io ho giocato, voi avete visto come al solito, questo plurale sta sempre a indicare io che faccio cose e voi che guardate e commentate, supportate in qualsiasi modo ovviamente, il DLC appena uscito, da poco uscito, di God of War Ragnarok, l'ultimo gioco della serie God of War, ha avuto il suo primo DLC, un DLC gratuito che tutti sottovalutavano tantissimo perché DLC gratis con dinamiche roguelike, l'avevano già annunciato per altri progetti, sarà giusto un riempitivo perché non sono riusciti a preparare bla 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 bla, e invece è venuto fuori un giocone della Madonna, un DLC gratis con una profondità narrativa di questo tipo e con delle soluzioni di gameplay non super innovative ma molto azzeccate per il genere, per questa sorta di deriva roguelike, non penso sia mai esistito. Un'espansione così completa, con un rapporto qualità-prezzo così ignominiosamente alto, è inesistente, è veramente inesistente. Non va ad aggiungere chissà quale peso di gameplay, chissà quale zona in più o che altro, ma va a chiudere un cerchio narrativo circa il rapporto, meglio, fra il passato e il futuro di Kratos, come raramente si vede adesso. Con God of War si è raggiunto un livello veramente imbarazzante, nel senso positivo, perché per un gioco così gratis, cioè, Dio mio, sì, l'abbiamo pagato a prezzo intero il gioco, io l'ho pagato a prezzo intero, 80 euro, God of War fu il regalo di compleanno, tra l'altro dell'anno scorso, anzi dell'altro anno ormai, offerto dalle donazioni di quelli che erano in live per vedere il gioco, tra l'altro. Non avere un'espansione così gratis è tanta roba. Però fare una recensione del DLC di questa espansione gratuita mi sembra un attimino troppo in ritardo, una cosa da fare troppo in ritardo ora come ora. È passato praticamente un mese da quando è uscito Valhalla. Io posso dire che Valhalla è un ottimo gioco, dà un'ottima reinterpretazione del Valhalla come una serie di lotte continue che servono al perfezionamento sia fisico che spirituale del guerriero che vuole accedere al Valhalla. Ovviamente hanno giocato un sacco su fanservice con Tyr, che ha fatto i viaggi in giro per il mondo nella lore del gioco, God of War, e quindi usa le armi di tutti quanti i Pantheon che la gente vorrebbe vedere sterminati da Kratos dall'alba dei tempi. Ma proprio su questo punto voglio soffermarmi un attimo. Voglio parlare un attimino con voi oggi della crescita di Kratos che è avvenuta nel corso dei 5 giochi, passati dai primi 3 giochi, inclusi anche i giochi per PSP e Ascension, che, vabbè, io di Ascension veramente non ricordo nulla. E l'ho giocato penso un paio di volte, ma non ricordo nulla. Nulla. Al Kratos che poi abbiamo visto negli ultimi 2 giochi, nella gestione norrena della sua storia. E questo DLC va a fare a pugni con una dichiarazione del creatore di Kratos, perché per chi non lo sapesse, chi gestisce adesso l'IP di God of War tendenzialmente è Cory Balrog. Ma Cory Balrog non è il creatore di Kratos, o meglio, era parte dei Santa Monica Studios, ma il vero creatore di Kratos è David Jeffe, che si è tirato praticamente indietro per probabilmente motivazioni un po' traumatiche in realtà, già a partire da God of War 2. God of War 3 è già una creatura di Cory Balrog e si vede il cambio narrativo fra i primi 2 e gli altri giochi della serie, perché già dal terzo Kratos incomincia a capire che il suo sterminio incondizionato, il fatto di andare in giro e trovare donne e scopassere qua e là, forse era strano. Certo, nel terzo ci sono ancora questi dettagli, ma Kratos comincia a ragionare sul fatto che forse è un po' esagerato. Forse. Forse. Ecco, David Jaffe, nei giorni più o meno in contemporanea con l'uscita del DLC gratuito di Valhalla, di Ragnarok Valhalla, ha detto che quello non è il suo Kratos e che i creatori, se avessero voluto raccontare una storia simile, avrebbero dovuto creare un IP originale.
perché quello non era lo scopo che si era prefissato il suo personaggio e non era lo scopo che lui aveva intenzione di perseguire nel suo God of War, nella sua serie. E io qui mi sento di non dargli torto, perché l'ho detto spesso e volentieri, se vuoi prendere e parlare di un personaggio preesistente dovresti avere un minimo di rispetto nei confronti della sua caratterizzazione, non stravolgerlo del tutto. E entro certi limiti Kratos è parecchio stravolto, però Kratos non è una macchina da guerra senza anima nel primo gioco, certo. È un gioco estremamente violento in cui la personalità e la psicologia di Kratos non sono approfondite praticamente mai. Ma erano anche tempi diversi, erano anche anni diversi, e il machismo di Kratos era compensato da una backstory breve ma molto interessante, poi approfondita anche in realtà nei capitoli per PSP spin-off, perché poi si è arrivati a parlare del fratello, della famiglia, del rapporto con altri dei, tra l'altro nei giochi per PSP. E ovviamente nel terzo gioco, sempre in mano però non a David Jaffe ma a Cory Balrog, si è andata a rivalutare un attimo l'importanza della figura della figlia di Kratos, figlia che tecnicamente Kratos porta costantemente con sé, essendo le ceneri di moglie e figlia penetrate nella sua carne, in relazione al rapporto che instaura Kratos con Pandora nel terzo gioco, e lì già si vira verso una maturità più alta. Però, per David Jaffe questo non va bene, perché lui aveva creato il gioco con uno scopo e Kratos con una personalità. E questo è sacrosanto. Ma, per quanto io condivida in pieno il parere di David Jaffe, se tu crei un personaggio con una caratterizzazione, quella deve essere rispettata, sacrosanto, Kratos degli ultimi giochi, ovvero da God of War 3 fino a God of War Ragnarok, è sempre lo stesso Kratos, è solo che è invecchiato. Ed è strano dire che le divinità invecchino, e forse per questo che ci siamo spostati in Scandinavia, perché paradossalmente in Scandinavia gli dei non sono belli per sempre, tendono a invecchiare se non usano qualcosa di magico per tenerli sempre giovani. Quello che ha fatto Cory Balrog prendendo la creatura di David Jaffe è sicuramente stravolgerne alcune caratteristiche e soprattutto il mood generale dei giochi. So che molti giocatori non apprezzano questa cosa, ovvero che banalmente Kratos non stermina più tutti indiscriminatamente, ma segna anche un percorso incredibilmente raffinato di crescita del personaggio, raccontato veramente come Dio comanda, un percorso culminato nella storia scritta per un prodotto creato gratuitamente. Perché? Voi potete dire che questo DLC gratuito serve anche per stimolare le vendite di un gioco che ormai ha più di un anno. Quindi sotto Natale hanno annunciato un nuovo DLC gratuito, così la gente si compra dopo un anno il gioco, magari a prezzo anche abbastanza altino, ma comunque non pari al prezzo del gioco al day one, con un contenuto in più. Un contenuto che va a chiudere anche una parte di crescita di Kratos che rimaneva in sospeso, neanche tanto, ma comunque in sospeso, con il finale del gioco. Io non farò spoiler in questo video, però penso che l'opera di God of War, nel suo complesso, da David Jaffe a Cory Balrog, sia un'opera di crescita di un personaggio divino perfetta. Tendenzialmente, quando pensiamo a un dio, pensiamo a una figura immota nel tempo, perché è un archetipo, e gli archetipi rimangono delle strutture di un qualcosa molto fisse. Però chi un minimo studia narrativa, o magari chi ha seguito i miei due workshop su Ivide Mondi in Contatto, in cui abbiamo parlato grosso modo pure di questo, sa che l'archetipo è sì uno scheletro per un personaggio immutabile, ma va arricchito con le storie che poi vive. Zeus e Odino sono archetipi di padri celesti, ma capite che fra Zeus e Odino, per quanto ci siano enormi somiglianze, ci sono anche delle abissali differenze. Quindi noi abbiamo avuto modo di vedere Kratos, tra l'altro non un dio fatto e finito, ma un mortale divenuto dio, per quanto semidivino, un mortale divenuto dio, crescere e affermarsi e capire cosa significa essere un dio. Parte da una visione molto naif, molto egoista, molto gonfia di risentimento e di rivalsa personale dell'essere un dio della guerra, fino ad arrivare a quello che Kratos diventa nel finale del DLC,
di God of War Ragnarok, appunto Valhalla, in cui comprende qual è il suo ruolo divino nel mondo, specie nel mondo norreno in questo caso. E nel corso del DLC ci sono molti dialoghi in cui Kratos sviscera le motivazioni che lo guidavano in passato e tutte le paure che ha adesso nel ripercorrere certi errori se dovesse accettare questa o quella carica divina. Lui ha comunque il potere di un dio, è fisiologicamente un dio, ma non ha alcun ruolo all'inizio di God of War, il nuovo corso. Potrebbe averne perché chi ha giocato anche a Ragnarok ormai lo saprà, praticamente gli propongono: dai, vieni, fai cose, noi guerriero, generale, masterclass di greco antico perché sei madrelingua, tutto, gli propongono di fare qualsiasi cosa a Kratos perché vabbè. E lui comunque ha paura di cadere in vecchie tentazioni. E soprattutto queste paure vengono espresse nel corso della narrazione di tutto God of War, ma soprattutto nel finire di God of War Valhalla, non in ottica umana, ma in ottica divina. Si parla di ruoli metafisici, si parla di responsabilità circa l'assicurare questo o quel patronato nelle giuste mani. Si parla di come i patronati degli dei non siano solo positivi o negativi, ma siano entrambi. C'è la frase chiara in cui c'è scritto: essere dio della guerra non significa solo fare guerra, ma significa anche assicurarsi che la guerra sia strettamente necessaria, quindi sia fatta solo quando proprio non è possibile fare altrimenti. Un dio della guerra è anche un dio della pace. È il classico caso nel mito vero di Ares o Nergal, che sono due divinità molto negative dal punto di vista del combattimento, ma che venivano pregate perché loro patrocinavano violenza e massacro, quindi potevano assicurarsi il massacro in favore del popolo che lo adorava, però anche evitare massacri inutili, evitare violenza inutile. È questo il ruolo metafisico, ontologico di un dio. E qui chiunque ha scritto la storia, che sia Cory Balrog o comunque qualcuno sotto la sua supervisione, ha fatto veramente i compiti a casa ed è riuscito a coniugare queste sfaccettature legate a personaggi che nel nostro immaginario collettivo erroneamente sono ritenute essere solo archetipi rigidi, ad un percorso di crescita di un personaggio degno di una qualsiasi fabula. Io capisco che God of War sia nato nella mentalità di David Jaffe come un videogioco cacciarone in cui il protagonista probabilmente di gioco in gioco si sarebbe man mano spostato, avrebbe fatto scempio di ogni Pantheon, perché magari anche l'ottica era fanculo gli dei perché ci controllano, io stermino tutti, e quindi una sorta di metafora iperviolenta di un pensiero, non dico ateo, ma comunque di un pensiero contro il determinismo filosofico per cui gli dei decidono, fanno e disfanno dei mortali quello che vogliono, una sorta di urlo contro il cielo realizzato, che è un desiderio anche sacrosanto e molto sentito da buona parte di noi. Kim non ha mai pensato di voler prendere a calci nel sedere X divinità. Però c'è da dire che, per quanto sia giusto rispettare le intenzioni originali di David Jaffe, non penso che neanche David Jaffe avesse avuto la possibilità, la voglia e le condizioni di continuare a scrivere Kratos, avrebbe avuto tanto successo nel reiterare sempre questo ciclo, ovvero semplicemente creare un gioco per cui Kratos va e picchia Dio X del Pantheon Y. Alla lunga, per quanto originale, ci si sarebbe sentito un po' di stanchezza. Anche perché, se ci pensate, tra God of War 1 e 2, in cui God of War 1 era ammazzare, se God of War 2 è ammazza tutti, uno scalo narrativo c'è stato, perché non è semplicemente Kratos ha subito l'offesa di vedersi strappare i poteri, ammazziamo tutti. No, si scopre che Kratos è figlio di Zeus, si scopre che Atena ha fatto casini, si scopre che gli dei hanno fatto altri casini. Quindi già la profondità narrativa era aumentata. Penso ci sia dell'amaretta interna fra David Jaffe e chiunque gestisca adesso God of War. Quindi penso che quelle dichiarazioni, fatte anche molto al vetriolo, siano figlie di una separazione traumatica. Però in realtà il percorso narrativo già iniziato da David Jaffe con God of War 2 per aumentare la profondità del personaggio è continuato fino a God of War Ragnarok. È un qualcosa di esemplare, veramente esemplare. Penso che ci si potrebbero fare
dei corsi su come creare un dio e renderlo utile all'interno di un racconto di fantasia. Perché prendete GDR, di GDR come Dungeons and Dragons, in cui essere atei non è una possibilità. Praticamente un ateo nel mondo di Dungeons and Dragons è un terrapiattista del mondo reale, ha di fronte un'evidenza del fatto e comunque chiude gli occhi e non vuole dare ragione a chiunque gli dica: guarda, c'è Tyr lì, è appena apparso perché un chierico livello 20 lo ha invocato, perché ha una sua abilità per cui può invocare una divinità. È Tyr, è lì, guardalo, è lì, sta mangiando un tacchino lì in taverna insieme al gruppo di avventurieri. Perché se ci pensate, negli universi di GDR funziona quasi ovunque così, specie in un mondo molto high fantasy tipo alcune ambientazioni di Dungeons and Dragons. E lì non puoi giocartela sul fatto che il dio è questa figura distante, lontana, che non può cambiare perché è troppo aliena all'essere umano. Lì il dio interviene direttamente, in God of War gli dei intervengono direttamente e non possono essere semplici maschere con un solo ruolo e una sola funzione. Per il semplice fatto che, narrativamente parlando, molto spesso, a meno che non li gestisci veramente, veramente bene, sono personaggi noiosi. Sono personaggi noiosi. Un personaggio può essere semplice, avere poche descrizioni e poche caratteristiche, poca crescita, ma fatta bene. Ma se non ha nessuna e sta lì come una bella statuina, una maschera in faccia e dice: io sono Zeus! Sì. Io sono Kratos, ammazzo tutti! Sì, e poi che c'è da dire? Perché io dovrei continuare a premere il pulsante a quel punto? Perché evolutivamente parlando, poi God of War sarebbe nato un Musou. Cioè, a questo punto è vai, ammazzi tutti, continui. È vero che molti giochi d'azione principalmente si basano sul gameplay più che sulla trama, e questo è vero, però grandi giochi di azione, anche molto cacciaroni, vedi Devil May Cry, hanno comunque alla base delle trame belle interessanti e complicate soprattutto. Non è da sottovalutare il fatto che il Kratos, nel suo percorso per intero, che poi è arrivato in God of War Ragnarok, sia un Kratos molto diverso da quello delle origini, semplicemente perché è cresciuto, semplicemente perché è umano, semplicemente perché i tempi sono cambiati dal punto di vista del pubblico che sta fruendo di quei contenuti. Ed è una cosa che nei videogiochi non si riesce bene a capire. Prendiamo l'esempio di Pokémon. Pokémon è letteralmente, a livello di tematiche, quasi lo stesso gioco ogni generazione, solo che la prima generazione è di 30 anni fa. Vedere certe velleità narrative e certe battute del cacchio in Pokémon Scarlatto e Violetto quando parte della tua fanbase ha 40 anni ormai non ha tanto senso. È un gioco che rimarrà sempre rivolto ai bambini, a un pubblico più giovane, e questo è sacrosanto. Però gli errori che tu fai 30 anni fa non li puoi perpetrare ogni volta, in ogni gioco, in ogni iterazione, dopo 30 anni. Costantemente, senza renderti conto che le meccaniche sono fatte vecchie, i pretesti narrativi sono fatti vecchi e, oltre che essere fatti vecchi, sono stantii ormai. Penso che, per quanto possa rodere, giustamente, perché io sono il primo a difendere quel modo di pensare, a David Jaffe che Kratos sia cambiato, il punto di forza vero di questa serie è proprio che stia cambiando costantemente. E un giorno non vedere più Kratos non sarebbe un errore così grande, solo perché Kratos è cambiato e può dare libero spazio a qualcun altro, che sia suo figlio Atreus o che sia qualsiasi altro personaggio. Penso che una storia debba avere il suo corso. Penso che una storia debba prevedere un'evoluzione del personaggio, in bene o in male. Penso che i personaggi più immobili, quelli che non cambiano mai, siano non solo i più odiosi, ma quelli che vengono sfruttati peggio. Uno degli unici personaggi sfruttati bene perché dovevano mostrare una determinata critica sociale e che rimangono immobili per tutto il tempo della narrazione, sia Lucia dei Promessi Sposi, che è volutamente immobile. Doveva veicolare un messaggio diverso nell'ottica di Manzoni, nell'ottica nostra veicola un messaggio totalmente diverso in realtà, completamente all'opposto. Però la differenza fra Renzo e Lucia nei Promessi Sposi è evidente.
E sì, avrebbe dato gusto a tutti quanti continuare ad ammazzare con un Kratos sempre giovane, sempre potente, sempre assassino senza scrupoli. Ma quanta soddisfazione in più ha dato vivere una bella storia di crescita di rango divino assolutamente equilibrata. Perché qui non ci sono esagerazioni di sorta. Anzi, abbiamo visto esattamente il percorso di crescita di un dio, come Kratos sia diventato prima un dio e poi abbia capito cosa significa veramente essere un dio, fino a cambiare del tutto il suo ruolo nel mondo, comprendendo infine cosa significano tutte le sofferenze che ha vissuto fino al momento in cui è finito il DLC Valhalla. David Jaffe si può arrabbiare quanto vuole, ma in realtà quello che ha fatto con i Balrog, pur snaturando l'intenzione originale di David Jaffe, in realtà è un grandissimo gesto d'amore per un gioco che ha portato gli studi di Santa Monica alla fama internazionale. Nato in sordina nel nulla, God of War si è conquistato un'importanza incredibile, e Cory Balrog con il DLC Valhalla e la scrittura di questa storia ha ricollegato tutti i fili. Possiamo parlare di retcon, possiamo parlare di era intenzione fin dall'origine, ma questo non è vero, perché l'ha detto David Jaffe che non era questa l'intenzione alla base del gioco, non doveva arrivare a questo punto della trama Kratos, è ovvio. Però David Jaffe ha fatto un lavoro sublime di ricollegamento di tutti i fili narrativi in modo che nulla sembrasse forzato, mai, per nessun motivo. E tra l'altro è un ottimo approfondimento su come dovrebbero pensare gli dei nelle storie di ogni tipo, tra film, telefilm e serie TV. Bene e male convivono molto spesso nelle azioni di un singolo dio che noi tendenzialmente dovremmo vedere come buono o cattivo, archetipicamente parlando. Questo perché gli dei hanno un ruolo metafisico, ontologico, e ci viene spiegato perfettamente cosa significa questo parolone grosso nel ruolo che Kratos accetta nel finire il suo racconto della sua storia qui in God of War Ragnarok. Penso che la storia di Kratos continuerà e spero continui bene, perché le cose possono sempre migliorare ma possono anche sempre peggiorare. Quindi io so che fino a questo punto è un esempio di grandissima maestria narrativa. Si è partiti da un punto, si è arrivati ad un altro, e per quanto alcuni non possano non essere soddisfatti, io, pur capendo questo punto di vista, anzi ditemi la vostra se preferivate il vecchio Kratos o il nuovo, è indifferente, qui veramente non c'è poco da dire, io penso che come cammino, percorso narrativo, quello di Kratos sia il percorso narrativo perfetto per un personaggio che sfocia nell'essere divino, perché spesso e volentieri vedo storie di protagonisti che diventano dei per il semplice gusto di gratificare l'onanismo metaforico di chi li sta scrivendo. Un personaggio non dovrebbe essere solo e soltanto la versione di se stessi che raggiunge la divinità e spacca il culo a tutti e si scopa i tiziu miglioru. No, non è solo quello. Il vostro personaggio, una vostra creatura, per quanto possa essere specchio di alcuni lati della vostra personalità, è una persona a sé stante che si merita una storia degna di essere raccontata. E quella di Kratos, nonostante tutti i cambiamenti dall'originale scopo fissatosi da David Jaffe, è una storia degna di essere raccontata, perché è raccontata veramente con tutti i crismi. Se non l'avete fatto, ragazzi, recuperatevi God of War, ma fatemi sapere la vostra su quello che pensate dell'evoluzione e anche del lato più tecnico circa la scrittura di questa grande trama che coinvolge non so quanti giochi, 5-8 giochi forse? Sì, vabbè. Ditemi la vostra, ragazzi, io mi scuso per questo lungo pippone, spero l'abbiate apprezzato e noi ci vediamo al prossimo video. Bye!